Io personalmente condivido la ricostruzione del pubblico ministero, quindi Guerrina Piscaglia è stata uccisa e molto probabilmente il corpo è occultato in quelle zone, quindi il nostro obiettivo è ritrovare il corpo in modo tale da dare pace a questa famiglia, sia alla Guerrina, sia agli Alessandrini che a Piscaglia, per poter piangere il corpo di Guerrina. Il verde di Caraffello al centro del giallo di Guerrina Piscaglia, quei boschi potrebbero infatti silenziosamente nascondere la verità sul destino della cinquantenne scomparsa nel nulla il 1 maggio 2014. A breve riprenderanno le ricerche del corpo della casalinga, le zone del mistero già battute dagli inquirenti, adesso torneranno ad essere scandagliate da un gruppo di volontari coordinati dall'avvocato Nicola Detti, parte civile per la famiglia Alessandrini, e fiutate da un cane da cadavere. Siamo andati con la mia consulente entomologa a Caraffello e più precisamente in via di Cicognai. Abbiamo individuato 4-5 posti che verranno controllati da volontari. Abbiamo deciso di fare dei gruppi molto piccoli, credo fino aprile e prime di maggio. Ecco, quali saranno queste zone? Sono delle zone dove sostanzialmente, se si percorre via di Cicognaia, sono le uniche zone dove una macchina. Secondo quindi la siccome noi condividiamo la ricostruzione del pubblico ministero, con la macchina ci si può fermare e eventualmente occultare un cadavere. Ecco, ci sarà anche un cane molecolare, un cane da cadavere con voi? Sì, allora noi cerchiamo, appunto, stiamo contattando chi gestisce il cane da cadavere, perché tra l'altro dall'istruttore abbiamo verificato che il cane da cadavere è stato utilizzato solamente in una zona abbastanza ristretta. Noi riteniamo invece che il cane da cadavere deve essere utilizzato anche in altre zone, quindi stiamo lavorando. È una cosa un pochino complicata, però siamo fiduciosi. Sarà fondamentale il contributo dei cacciatori che conoscono bene quella zona e si sanno muovere. Sì, ci sono delle zone che i cacciatori normalmente non ci vanno, quindi è possibile anche che il corpo sia occultato in quelle zone. Cercheremo con i nostri limiti, con le nostre possibilità, di addentrarci in quelle zone e di avere fortuna.